Ok, eccoci di nuovo qui. Vi avevo promesso che avrei preparato dei gamberi viola siciliani. Eccoli qua. Li abbiamo già. Ho tolto il carapace, ho tolto l'intestino, la testa l'ho lasciata. Li andremo a marinare e poi prepareremo il nostro piattino. Ok? Anche questo sarà fresco e profumato. Bene. Ho qui le nostre zucchine passate al microonde, quindi cotte a vapore, rimangono belle croccanti. Prendiamo del melone, facciamo una dadolata di melone. E lo metteremo insieme alle nostre zucchine. Abbiamo preparato il nostro melone. Ci metteremo un po' di sale e un po' di olio. E anche un po' di pepe, qua ce lo mettiamo, che non metteremo lo zenzero, quindi un pochino di pepe lo possiamo mettere. Un po' d'olio. Di sale. Questo ecco il nostro, la nostra base per la nostra tartare è pronta. Bene. Abbiamo qua il nostro piatto con il nostro pasta. Andremo a mettere la nostra base. Come al solito, con la base del cucchiaio cerchiamo di compattarla un pochino. La compattiamo un po' così. Bene. Questa ora la lasciamo un attimino da parte. Ok? Pensiamo ai nostri gamberi. Un po' di scorza di arancia. Metteremo sia la scorza che un pochino di succo. I gamberi sono più delicati rispetto al polpo, quindi utilizzeremo dei sapori più delicati. Ecco qua. Un pochino di limone sempre, un pesce puro il limone ci va. Ok? Metteremo anche un pochettino di arancia. Senza eccedere. Questa sarà la nostra marinatura. Benissimo. Un po' di sale. E un pochino di pepe. Giriamo l'olio soprattutto, importantissimo, il nostro extravergine. Ecco qua. E li lasciamo a marinare un pochino, ok? Ecco fatto. Ci metteremo anche un pochino di prezzemolo.
pochino di prezzemolo. E voilà! E la nostra marinatura è pronta. Ciao Simona, grazie, sei molto gentile. Ok, ecco qua. Ecco i nostri gamberi. Li lasciamo marinare un pochino. Nel frattempo prepariamo la salsa di avocado, che si accompagna benissimo con questo piatto. Quindi prendiamo metà avocado, è sufficiente, lo puliamo. Perfetto, facciamo a pezzetti, mettiamo in un recipiente e poi frulleremo con un frullatore ad immersione. Io vi consiglio quella di immersione, che sennò molto grasso non viene bene. E ci mettiamo anche due pomodorini piccadilli, che ci stanno tanto 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 bene. Ok, olio extravergine, un pochino di sale e un pochino di limone. E andiamo a frullare. Quindi, 2 minuti che frullo e sono da voi. Ci vuole pochissimo. Bene. La nostra salsina è pronta. Eccola qua, la nostra salsa di avocado. Ok, a questo punto i giochi sono fatti. Mettiamo a decorazione un pomodorino. Eccolo qua, lo mettiamo qui. Prendiamo i nostri gamberi e li andiamo a posizionare. Eccoli qua. Perfetto. Abbiamo messo anche i nostri gamberi, mettiamo un pochino della nostra salsina, ecco fatto, bene. Ok. Il nostro piatto è pronto. Chiaramente la salsa la metterete nel recipiente e sarà d'accompagnamento al piatto. Bene? A questo punto dobbiamo togliere il nostro copripasta, sempre delicatamente. Mettiamo un pochino di basilico. Eccolo qua. E voilà. Che ne dite? Che colori, eh? Bene. Per questa sera abbiamo finito. Io cenerò con molto piacere. Vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie di tutto, dell'attenzione e buona serata a tutti. Alla prossima ricetta.
Chiaramente faremo anche altre ricette calde, non solo freddi. Questi giorni ha fatto un pochino caldo, ho detto vabbè, spiziamoci un po' con i freddi. Ciao Simona, grazie. A presto. Ciao.